Occupiamoci ora di vacanze, ci sono tanti modi per trascorrerle. Acervi, a turisti alla scoperta delle saline, sperimentano come si fa la raccolta del sale. Per noi Carlo Valentini. Una vacanza di lavoro, qualche giorno in salina. Acervia reclutano i villeggianti desiderosi di trasformarsi nei salinari di un tempo, con rastrelli, badili, carriole. È il turismo alternativo. Alle spalle della spiaggia c'è la cultura di un mestiere della tradizione, che si può imparare a praticare proprio con l'aiuto dei vecchi salinari, diventati maestri di manager, impiegati, vacanzieri dal lavoro sedentario, che ne approfittano per riscoprire la manualità. Fanno il lavoro veramente dei salinari, la raccolta del sale, spingono il sale, lo raccolgono, lo portano al mucchio, fanno tutto quello che fanno veramente dei salinari. Turisti in fila per sudare e lavorare sotto il sole, una nuova tendenza dell'estate, e anche gli stranieri sono entusiasti di faticare nella salina etrusca. Come straniero, al di là delle Alpi, svizzero non conosciamo, è un lavoro molto interessante. Non immaginavo quanta fatica ci sia per estrarre il sale. Peccato che non abitare vicino, se no avrei più spesso. Ci vuole della forza che io non ho. Sconfitta la pigrizia, la vacanza in salina meglio della palestra. È diventata un diversivo alla moda del wellness estivo.